Ok, adesso non solo siamo in diretta, ma dovrebbe pure far commentare, perché effettivamente non faceva commentare, perché indicava che era una live per bambini, quindi dovrebbe funzionare, a dire il vero, quindi adesso verifichiamo se effettivamente è così. Prendo una nuova scheda da questo lato e verifichiamo se effettivamente è così oppure no. Però commentare, perché indicava Ok, che era... Sì, si vede anche abbastanza bene, quindi direi che ci siamo. Perfetto. Allora, a dire il vero, ragazzi, questa live nasce da un motivo ben semplice, che era veramente da tantissimo tempo che volevo farla. E soprattutto perché in Dinopro stiamo prendendo a fare videogiochi interni, per studiare, per fare una serie di cose interessanti. Stiamo provando a fare videogiochi 3D, stiamo facendo giochi multiplayer. E quindi mi andava l'idea di fare questa live insieme. Non ho ancora cenato, penso che ordinerò da mangiare. Devo già andare in bagno, quindi partiamo malissimo, però mi vedrete spesso andare in bagno. E quindi ho detto io, facciamo questa live insieme dove programmiamo questo semplice gioco, mettiamo un po' di musica chill, ogni tanto rispondo un po' di commenti e lavoriamo insieme. E ne approfitto che già alcuni già sono arrivati, stanno commentando, mi confermate che si sente bene, quindi si vede bene. Non ho microfono, non ho niente, perché l'obiettivo di queste live è semplicemente chiacchierare e di fare un po' di roba insieme. Quindi direi che possiamo partire. Ne approfitto per salutare Eldorado, Genial Builder, Fede. Nessuno sa di questa live, quindi effettivamente l'ho semplicemente voluta fare così, a caso. Non c'è un reale scopo di questa live. Ho detto io la faccio e basta. Allora, il gioco. Ciao Jonathan, da quanto tempo? Il gioco che voglio andare a sviluppare oggi. E ho già inserito una serie di materiali. È un gioco multiplayer che stiamo facendo internamente, che lanceremo attraverso degli streamer. Semplicemente sarà un runner game 2D che abbiamo già parte del codice pronto del multiplayer fatto con dei placeholder. Però in live ho detto che io voglio comunque riprogrammare questa parte di gioco, quindi non ci sarà il backend del multiplayer che rifaremo, ma voglio integrare comunque, voglio fare un livello basico con un personaggino che va dal punto A al punto B, quindi fare la parte di level design insieme. Oggi ho inserito nei buchi che potevo la parte di assets che possiamo riutilizzare e poi vabbè, internamente andremo ad affinare questo titolo. Cosa faccio in questi casi? La prima cosa che vado a fare è vado a creare un progetto dove 1280x720, ma dire bene non sarà così, quindi 1280 per 720, ok, e mi serve perché questo sarà il nostro effettivo livello. Livello dove conterrà lo sfondo, la tilemap, ok. E sicuramente ci saranno delle cose da sistemare, ovviamente, da questo punto di vista, quindi saremo ancora... Sarà molto lungo il lavoro da fare, ci sarà veramente tanto tanto da fare. Qui abbiamo tutti gli assets, quindi belli divisi, quindi sono abbastanza contento perché Manolo ha fatto un lavoro fantastico. Questa è la parte di multiplayer dove ti dice di inserire il tuo nome, si vedrà solo la parte centrale e oggi ho inserito tutti gli assets, questa è la parte di starting, quindi ci saranno tutti i personaggi che si muovono per il via, la transizione e poi si partirà dall'altra parte. Questi sono tutti i tiles, abbiamo le statue, abbiamo la parte di livello, abbiamo il tile dedicato, abbiamo anche diciamo, le varie pedane, c'è un po' di tutto, come state vedendo. Quindi possiamo partire con la composizione. No, Gurrunning, non stai sognando, è tutto vero. Allora, partiamo con il background, che per come effettivamente ci ha fatto vedere Manolo, il background dovrebbe essere il classico mondo azzurro quindi andiamo sulla cartella game, in questo caso, sui tiles, non abbiamo il cielo, vediamo se lo troviamo. Game, box waiting, questo abbiamo il box waiting, nella home. Ok, select player, mi sa che non l'ha messo proprio. Vediamo sul loading, BG. Ok, questo è azzurro. Questo sarà il cielo che dovremmo andare a inserire. Ciao ragazzi. Per fare una cosa del genere, quindi iniziamo a dividere il background, di più che background, chiamo background sky. E inizio a fare un po'. Tra l'altro è un po' che non... No, può essere che si sente basso. Adesso provo ad alzare il volume al massimo, ma non avendo un microfono vicino, sono col portatile, quindi effettivamente potrebbe succedere che non si senta proprio incredibilmente bene. A dire il vero, la videocamera potrei metterla anche dall'altro lato, quindi fare questo gioco qui. Questa la metto di qua, in questo modo. Sposto questo più in qua e
E questo lo metto di qua. E l'anteprima l'apro di qua. Così siamo a posto. Secondo me è anche meglio perché c'è questa simmetria così. Vado a creare vari tiled. E vado a creare sky TLD1. Poi mettiamo un po' di musica, ma voglio che sia semplicemente un po' come vecchi tempi. Perché col fatto che adesso stiamo riprendendo di nuovo a fare progetti interni nostri come vecchi tempi. L'idea un po' mi interessa di riprendere a programmare, ma più che altro è anche un modo per poter parlare con voi, chiacchierare, rispondere alle domande e soprattutto chillare insieme. Quindi non c'è un reale scopo. Perché in Dinopros, come avete scoperto, no, da quando ho smesso di fare i video, sono molto focus con quelli che sono poi gli obiettivi dell'azienda: crescere, portare lavori a bordo, gestire i ragazzi, tutta la parte burocratica. Quindi non è poi così tanto semplice fare tutte queste cose qui, quindi. Però mi andava, non voglio il canale, anche perché ho dei seri interessi di far crescere ancora il canale. Ci sono delle cose che voglio portare e a breve vedrete. Allora, aggiungiamo anche la barra della Z-Order, che posizioniamo qui, esatto, in questo modo. Perché questo ci serve fare così. Sì, non ci fate caso, questo azzurrino lo so che dà un po' fastidio, ma poi non li vedrete più in questo modo. Mettiamo quest'altro cielo in questo modo. Ciao Buba! Ciao ragazzi. Mettiamolo a 150. Facciamo 100 in questo modo. Ok. Così. Ma se posso chiedere, un giochino fatto da voi, di che cifra parliamo? Dipende. Dipende molto. I nostri giochi fatti su misura, il 90% dei giochi che vedete sul nostro sito, su Dinobros, hanno un prezzo medio che va tra gli 8 e i 15.000 euro. Quindi dipende molto dalla tipologia di prodotto che il brand richiede. Dashboard inclusa, CTA, registrazione, classifica e così via. Attualmente stiamo invece sviluppando delle soluzioni più economiche, perché sono diverse le agenzie che ci chiedono delle soluzioni un po' più economiche da poi riprendere a loro volta. Con un prezzo medio che potrebbe essere intorno ai 4-5 mila euro, dove è diverso il prodotto che riceverete, ovviamente, però dipende poi quali sono gli obiettivi. Se l'obiettivo è quello di avere un prodotto sicuramente completamente su misura, fatto ad hoc, con un gameplay che magari non è che non esiste, però che è difficile trovarlo, e fatto proprio che rispetta il brand, è diverso. Quindi quelle sono le cifre medie. Parliamo di 8-15 mila euro. Abbiamo fatto progetti molto più grandi di preventivo, abbiamo fatto progetti anche più piccoli, come vi ho detto prima. Quindi, allora, dopodiché, dato che dobbiamo cercare di costruire un ipotetico livello, e il livello si estenderà orizzontalmente per un bel poco, sicuramente quello che si fa in questi casi, oltre che tutta questa parte è loopabile. Quindi, ma si può lavorare anche con un parallassi, o si può loopare all'infinito, o se ne possono creare due e far sì che il giocatore, andando avanti, si compone, quindi ottimizzando quelle che sono le risorse. Ma questa cosa non la farò io in questa fase, perché poi monterò il primo livello, ma il gioco passerà a più persone, passerà allo sviluppatore che si occuperà di tutte le meccaniche, anche se le meccaniche saranno veramente semplici, e poi passerà al ragazzo che si occuperà del multiplayer. Quindi sostanzialmente noi in questa live l'obiettivo è comporre un livello con tutti gli oggetti, fare un bel livello, simulare con un personaggio e vederlo. Ma fare un gioco che su Dino Bros, quanto tempo ci impieghiamo? Dipende anche quello, dipende dalle risorse allocate. Allora, quando li facevo io da solo con Manolo, potevamo richiedere anche di solito noi quello che diciamo ai clienti, che è poi un po' il tempo che si impiega tra burocrazia, tempo di revisione interne, sono 25 giorni lavorativi, 20-25 giorni lavorativi. Ci sono giochi che si possono fare anche in 4 giorni. Ci sono giochi come magari quiz o semplici giochi con meccaniche già preesistenti e quindi con un budget più basso. Quindi roba, parliamo di 5-4 mila euro, magari in una settimana si può andare online, una settimana lavorativa. E sostanzialmente quello è il prezzo, quello è il tempo anche. Quindi ci sono progetti che ci hanno richiesto molto più tempo. In media per un progetto grande comunque 30 giorni, 25 giorni lavorativi, per un progetto grande. Se vuoi un progetto più piccolo anche meno. Per le platform, quello che vorrei fare in questo caso, perché noi abbiamo tutti i tiles qui, tanto non ci interessa l'event sheet, eccolo qua. Questi sono tutti gli oggetti che andremo a utilizzare, quindi faremo un po' un level design basico. Sicuramente utilizzeremo una tile map generica che va a comporre tutto il livello, quindi un'unica tile map che compone un livello un po' più grande, o la splittiamo in più tile map. Quindi direi di mettere la base
platform tile in questo modo, di iniziare a posizionarla. Ok? Anche qui mettiamo una griglia 20x20, così iniziamo a snappare sulla griglia e stiamo belli sicuri. E così possiamo andare più tranquilli. La facciamo grande tutto lo schermo, la dovremmo fare molto più larga. Ok? Tra l'altro, una cosa che vado a fare, vado a dire che questo layout è disattivo l'ambient scrolling in modo tale che la telecamera si può adattare. E poco a poco inizia a fare un po' quello che c'è di level design. Da quanti anni usi Construct? Sono tanti anni ormai, sarà il 2016-2017, quindi un bel po' di anni ormai. Cosa facciamo? Vado a cancellare questa parte un po', magari da alcuni punti di vista, un po' la parte più rompipalle, perché è la parte un po' più noiosa, a dire il vero. Da alcuni, magari potrebbe essere l'occasione anche per parlare nei commenti. Siamo abbastanza liberi, ma non ci ha dato direttive sulla composizione del primo livello. Con questo gioco multiplayer l'obiettivo è testare le performance, quindi tra l'altro i colori non sono proprio super uguali rispetto a... sono un po' desaturati, penso. Però vabbè, fa niente, poi queste cose le rivedremo, perché ho impostazioni di live sono quelli che sono. Praticamente l'obiettivo di questo gioco multiplayer è quello di avere un gioco non super dettagliato, con una mappa incredibile e così via. Ma l'obiettivo poi di questo gioco, quando lo inizieremo a lanciare, sarà quello delle performance. Quindi riusciamo a gestire più di 16 persone contemporaneamente? Non ha senso adesso perdere troppo tempo nella finalizzazione di un progetto super mega dettagliato, perché non ci trovo non c'ha un reale senso partire con una cosa così complessa. E facciamo che la prima parte della mappa, dato che si deve stendere in verticale, io comunque la manterrei un po' più larga, quindi questo l'abbasserei a dire il vero, in questo modo. C'è un modo per trascinarlo, sì, la tilemap a dire il vero la utilizzo, esatto, in questo modo. Mi preferisco mantenermi più basso perché è sicuro che, anzi, una via di mezzo a dire il vero, posso sfruttare, parto in questo modo, perché per esperienza posso dirvi che poi, esatto, in questo modo. Cosa succede quindi? Conviene far partire il box da questo lato qui, andiamo a disegnare un pochettino, mettiamo un po' di oggettini a caso. Voi ovviamente potete chiedermi tutto quello che volete durante la live, e se volete maggiori informazioni su quello che facciamo, su quello che faccio, vi basta semplicemente andare su dinobros.com, dove ormai, vabbè, avete visto in questi ultimi anni che se sono sparito è soprattutto per colpa e per merito di Dinobros, quindi sapete a chi dare la colpa. Mi piacerebbe far partire la prima parte di mappa subito con un po' di oceano e quindi sicuramente lasciare un piccolo spazio in questo caso. Poi di solito, vabbè, quando si fanno giochi più grandi non si parte mai con fare una mappa già subito dettagliata, si parte con una roba bloccata, tipo blocchettini diretti rossi, no? Si prova la mappa e però siamo in live, facciamo un po' di intrattenimento, non voglio andare facciamo a pezzi, quindi la montiamo andando avanti. Sarà anche meno noioso perché poi successivamente inseriremo anche un po' di tile, ci sarà la parte dove i personaggi saltano su questo drago, faremo l'animazione dell'oceano, metteremo un po' di nuvole. Il bello è che tutto quello che vedete qui è allungabile, tra virgolette, perché posso fare ad esempio che vi faccio vedere questi, si possono allungare quanto volete, quindi facciamo delle piattaforme più alte. Ci sono sicuramente delle cose che si possono fare che possiamo divertirci. Voi intanto mandatemi un ping che si sente tutto, perché io non facendo live veramente ormai tantissimo tempo, ormai sono diventato un nabbo anche io. Avete ragione, ragazzi. Qui scendiamo, ok? Lasciamo così, tanto non si vedrà. Da qui in poi non è un problema, non si vedrà, quindi lo possiamo anche lasciare tagliato. Ok, in questo modo. Poi tra l'altro metto un po' di musica. Mettiamo due shuriken sparsi a caso. Sì, perché il tema di questo gioco, non ancora avete visto i personaggi, ma ve li faccio vedere. Il tema è, sono, sono i, il bello sono i personaggi, che sono questi ninja, che sono troppo belli. Quindi ci sarà molto bello poi vedere a schermo tutti questi personaggini che corrono per la mappa, perché l'obiettivo è fare un gioco per più personaggi contemporaneamente, quindi più persone contemporaneamente. Allora, per l'oceano, per adesso voglio dividere, quindi faccio poi un altro layout che lo chiamo Water. Tutto il gioco deve essere in lingua. Oh no! Ecco, questa rotellina che gira, questo non è un buon segno. Intanto salviamo. Strano che tra l'altro mi abbia fatto questo colpo di lag. Praticamente devo essere in inglese perché il ragazzo che si occupa all'interno di Dino Bros della parte è straniero, quindi è importante realizzare l'intero gioco
in lingua che non sia italiana. Mettiamo sul water, ok, in questo modo, ok, giusto da bloccare questo, ok, così. Poi questo si muoverà sicuramente farò un sign, farò che tutto il blocchetto si muove insieme, ok? Molto semplicemente. Metteremo un ponte, mi piace l'idea del ponte. Manolo mi ha fatto un'idea del ponte, basta andare su game, basta andare su tiles e abbiamo i ponti. Che sono questi, quindi possiamo creare un'ipotesi di monte abbastanza figo in questo modo. E possiamo farlo. Quindi mettiamo l'acqua sotto, mettiamo il ponte. Viene abbastanza bello. Quindi facciamo partire subito con un ponticino. Sbaglio questa qualche postazione che passatemi il termine traduce ciò che fa in codice C#. No, no. Comunque puoi scrivere in JavaScript, puoi esportare, puoi fare tutto quello che vuoi, quindi poi non è un problema. Allora, dividerò il platform tile perché sarà una mega tile gigante o più pezzettoni da tutto quello che poi è sopra. Quindi cercherò di andare molto a sentimento con quella che sarà l'ordine dei layer. E sicuramente voglio fare un mega gruppo che è la mappa e butto tutto qua dentro perché così abbiamo poi tutto ordinato perché poi ci sarà. Oh, sbagliato. Ci sarà il tile, le nuvole, l'HUD, i personaggi, quindi sicuramente. E davanti metterò tutto quello che riguardano magari obstacles. Vabbè, metterò sì, OBST in questo modo. Blocco il layer. Io ce l'ho già tutti preparati. Tra l'altro sono belli scalabili, quindi sarà poi molto semplice allungarli. Ho veramente una cafonata. E lo posizioniamo qui, in questo modo. Ok. Dobbiamo lavorare su una scala più piccola, è vero, lo so, perché vedendo da lontano deve essere molto più lungo, invece no. Ok. Io ovviamente, ragazzi, non sto mettendo tutto schermo, ma per una cosa ho anche per farvi vedere un po' tutto. È da pochissimo che sono entrato nel mondo della programmazione, di videogiochi, e per questo grazie a te. Possiamo, l'unico problema è che avere le grafiche personalizzate che ho. Queste qui sono fatte su misura. Quindi queste qui sono fatte da Manolo, che è il nostro pixel artist, nonché il mio socio. Che si è occupato appunto di realizzare le grafiche. Se stai iniziando a buttarti su questo mondo, il mio consiglio che posso darti è fregatene, cioè all'inizio prendi assets gratis che ci sono online, e in modo tale da poter appunto imparare prima a programmare e poi a focalizzarti su altro, perché se no esci pazzo, cioè nel senso come loopo questa parte così. Ah no, perché ovviamente devo ancorare i tile. Come li ha ancorati lui? Aspetta. Ponte. A, B, C, B, D. Quindi A, B, C, B. Ah, perché la fine è questa. Quindi questa deve essere alla fine. Diciamo che qui deve essere sempre così. Esatto. Perfetto, facciamolo finire qua, questo bel ponticino. Intendo per creare grafiche che non ci siano in altri videogiochi, devi fartele fare su misura. Devi trovare degli artisti, dei 2D artist, pixel artist, modellatori, a seconda del gioco che stai andando a fare, devi trovare degli artisti che ti disegnano i materiali a seconda di quello poi che vuoi andare a realizzare. Quindi funziona così. Però adesso abbozziamo in questo modo. Questa. Allora, sicuramente una cosa che voglio fare è allargare i margini. In questo modo. Tra l'altro stiamo facendo anche giochi 3D fighi utilizzando Play Canvas. Vi faremo vedere successivamente. Mettiamo 4000 per adesso. Ma questo lasciamolo 1000. Però tanto non mi interessa adesso questa fase. Devo aumentare i margini. Allora. No. Oh, così li aumento i margini. No. Esatto. Ok. Grande, Ryuki. Hai visto? Ma ne è passato di tempo, eh. Sono cambiate tante cose, sono cambiate. Tante. Allora, da questa parte in poi, una cosa che mi piacerebbe fare dopo questo ponte,
fare una salita, perché dobbiamo prendere, abbiamo veramente la libera scelta di fare, mettere queste case sparse in questo modo, pedane più difficili che vanno saltate, questo mega testone cade dall'alto, la parte di bambù che metteremo all'inizio che vanno saltati, potremmo fare veramente la qualsiasi, quindi ovviamente l'idea è quella di fare un livello basico e poi andarlo a sistemare nel tempo, quindi sicuramente non ci voglio andare a perdere troppo tempo. Sì, sarà un gioco multiplayer. Immaginate un Fall Guys, quindi un gioco di corsa 2D, dove tu entri, accedi con, vabbè, ti metti il tuo nome, e l'host può far partire la partita quando vuole, e tutti i giocatori devono iniziare a correre per raggiungere la parte di schermo finale. I primi, e poi ci sarà il resoconto di chi è arrivato per primo. Voglio fare più una roba alla Fall Guys dove poi ne rimangono 8, si sfidano quegli altri 4, poi quegli altri 4 rimangono in 2 e poi sarà 1 contro 1. Molto difficile, dove sarà una mappa super tosta dove non devi mai cadere e se cadi ricominci da 0. Quindi molto difficile, o ci saranno dei checkpoint sicuramente. Quindi l'idea è quella. Ovviamente non mi voglio perdere troppo nella parte di level design perché bisogna testare la parte di multiplayer, ci sarà tanto da fare. L'obiettivo comunque è non averlo troppo a ridosso della fine dell'anno, perché ho intenzione di lanciare questo progetto con degli streamer e per capire appunto se potrebbe essere interessante fare poi delle robe di questo genere più fighe, ecco. E mi piace l'idea di iniziare a salire, quindi l'idea potrebbe essere quella di iniziare a costruire delle pedane. Per quanto riguarda il game design in particolare, mappa di gioco, hai qualche fonte di ispirazione? No, no, ma adesso andremo molto a braccio. In teoria non si lavora così, di solito quello si fa, si lavora con dei blocchettoni d'esempio, abbozzi, giochi, hai già il movimento del personaggio pronto, però stiamo andando molto easy da questo punto di vista. Si sente l'audio un po' basso, lo so ragazzi, purtroppo non riesco ad alzarlo più di così perché non ho un microfono vicino a me, sto utilizzando il microfono del Mac. Ho provato a fare qualcosa con Unity usando Phaser, non ho capito. Perché sono due programmi diversi usando Phaser. Solo che i vari piani costano tanto. Ma oddio, puoi utilizzare Godot che è completamente gratuito. E oggi si stanno molti spostando su quell'engine, quindi ti dirò. È veramente tanta cosa. Non saremo tanto in live, magari sicuramente ci vediamo domani, vediamo. E più, anche perché ho detto io, secondo me manco funziona la live. Invece, già che sono riuscito a farla funzionare, lo so, ragazzi, sto diventando boomer anche io. Metteremo dopo degli alberi. Ok. Voglio provare a mettere. No. Mettiamo delle pedane. Anzi, mettiamo delle nuvole così iniziamo a far salire i personaggi. Non ci saranno collisioni poi tra i giocatori. Allora. Rispettiamo sempre la griglia, così siamo perfettamente in scala. Anzi, le nuvole le alziamo perché queste andranno dopo. Allora, voglio. Poi il bello della mappa è che, cioè, alcuni potranno decidere di giocare più dall'alto rispetto più dal basso. Ah, Photon, ok, sì. Perché comprare un microfono se puoi comprare un Mac? No, ma perché ce l'ho montato, ce l'ho in cantina il classico microfono gigante, ragazzi. Ma ho detto faccio questa live così senza perdere troppo. Video con costanza è veramente tosta, ragazzi. Con l'azienda che mi prende tantissimo tempo, magari un domani in futuro sicuramente mi piacerebbe perché voglio provare sicuramente a fare più contenuti, più robe. Quindi su quello, cioè, l'obiettivo è quello, ragazzi, però non è facile, il tempo è quello che è e devo cercare, ho dei dipendenti adesso, nel senso delle persone devo far andare la baracca avanti, quindi il motivo per cui ho deciso di fare questa live di sera e non durante il classico orario lavorativo, ecco, perché ancora siamo, specialmente i primi anni di azienda sono quelli un po' più difficili, più tosti, quindi non è così semplice poi cercare di far quadrare tutte le cose, quindi mi ci vuole tempo. Quando farò funzionare un pochino le cose meglio, sicuramente posso magari tornare a fare video più con costanza. Poi comunque di video ne ho fatti tanto, ci sono veramente ormai poche cose da dire e dipende.
Multiplayer utilizzando Photon. Utilizzando Photon, c'è un ragazzo internamente in Dinobros che attualmente lo sta utilizzando, e quindi non lo monterò io adesso in questa fase. Quindi, allora, non mi sta piacendo questa mappa che scende così, perché a dire il vero volevo che sale, però potrei fare che alcuni scendono e alcuni salgono, quindi poi sarà a piacimento di chi sta giocando, quindi poi potrei far salire e qui potrei far continuare a scendere. Cosa mi consigli per fare conoscere un professore? Per fare... bella domanda. Dipende molto dal videogioco che stai creando. Poi oggi bisogna avere una community, quindi devi lavorare molto sul tuo brand. Devi lavorare sull'avere dei seguaci tuoi. Sicuramente non è così facile. E non è. Bisogna. Bisogna. Non ti so dare dei reali consigli perché secondo me. Non avendo fatto giochi sul Play Store, potrei io non essere la persona migliore per darti dei consigli di questo genere. Però il mio consiglio è creare una tua fanbase. Lavora su una tua fanbase, che quello fa tanto. Quindi prova a fare video utilizzando TikTok e roba di questo genere. Può sicuramente darti veramente un boost più grande. Ora questo noi creiamo un'altra tilemap da questo lato. E iniziamo a popolarla con un po' di dettaglietti. Mi piacerebbe mettere dei bambù di questo genere. Photon è gratis fino a un numero di utenti. Poi potete. Poi costa. Infatti, anche questa cosa qui. Io utilizzerò la versione a pagamento per vedere quanto poi costa. Quindi poi farò un caso studio con voi dove scopriremo insieme quanto minchia costa Photon con i numeri che voglio andare a fare. Quindi è un po' quello l'interesse, vi dico la verità. E voglio vedere quanto effettivamente costa. No, qui poi non si riesce a saltare. Quindi questo poi lo devo alzare. Questo lo alzo un po' di più. Qui facciamo questo, mettiamo così, 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 uno e due. Bravo, Genial Builder, bravissimo. Ma oggi conviene. Che inizi, conviene fare contenuti perché se porti valore poi le cose tornano, quindi assolutamente lo consiglio. Assolutamente lo consiglio. Mettiamo un po' di nigiri in volo, di nigiri volanti, o mettiamo un po', questo poi lo mettiamo, non avrà penso collisioni da sotto, o sarà solo estetico, quindi lo butterò su uno Z-Elevation diverso. Questi saranno tutti sfondo già sparsi a dire il vero. Quindi tu puoi scendere. Oddio, anche se ho questa roba qua. Perché io potrei fare che qui, esatto, potevo fare in questo modo. Così posso fare questa cosa qua. Che loro possono saltare con una pedancina tipo qua. Questo lo sposto più in qua, così, questo e questo lo elimino per adesso, perché figa questa cosa, e iniziare quindi un percorso sia di giù che di su. Questo inizia ad alzarsi, anche sti nigiri pixelati mi fanno venire voglia di sushi, ma infatti non sapevo se ordinarlo, a proposito, vi dico la verità, perché non c'è la mia ragazza. E quindi, dopo la convivenza, che ormai lei mi vizia, vi dico la verità, mi tocca. Vabbè, sì che cuciniamo entrambi, però non ho l'obbligo di mangiare con lei. Non è un obbligo, nel senso, un mega piacere. E quindi di solito mangio con lei a quest'ora, o stiamo guardando una serie TV, a dire il vero. No, no, così non mi piace, così, magari piccolo gradino, che devi di nuovo saltare. Deve essere lunga la mappa perché i personaggi andranno di una velocità pazzesca. Perché sono dei bastardi ninja e quindi sarà difficile poi raggiungerli. Ti sei pure iscritto al mio canale? Perché questi giorni sono stato occupatissimo. Ma non mi ricordo. Può essere, sì, mi sono iscritto. Anche perché fai parte della community. Quindi ogni tanto io da fuori vi guardo. Vi osservo. Comunque voglio riprendere a fare live. Se riesco bene a sistemarmi con il lavoro e con tutto, ogni tanto magari anche un appuntamentino fisso dove in chill
chiacchieriamo, rispondo a domande. L'idea mi piace, ma così, a molto leggero. Allora, ho dei video in programma, anche perché ho registrato qualche video, quindi devono uscire. Ok, quindi ci sono i video, ci sono dei video. Non vi nego che serve mi serve un attimo sistemarmi, perché ci sono veramente un botto di cose che io ho attualmente. Qui uno può scendere, può anche salire da qua. Quindi farò diversi passaggi. C'è qualche stronzo che arriva prima, sicuramente. Ovviamente è più difficile. Quindi poi rimettiamo di nuovo delle pedane. Ingrandisci il layout per fare la mappa più grande. Ora comunque ne montiamo un pezzettino. Poi facciamo un personaggio e proviamo a muoverlo. Così iniziamo anche ad avere delle idee. Poi magari lo possiamo continuare insieme anche domani. Che è molto. Allora, l'obiettivo è comunque questa settimana iniziare già a integrare il multiplayer che abbiamo fatto, perché non voglio allungarmi troppo, perché questo gioco sarà un gioco completo ma test, cioè non voglio che questo gioco si dilunghi troppo nella fase di, come dire, non voglio che ci sia troppo, che perdiamo troppo tempo per fare un test con 500 persone reali che cercano di sfondare il gioco, capito? Non voglio perdere troppo tempo da questo punto di vista. Ci tengo che le cose funzionino, si dice, fast, proprio subito. Quindi non che funzionino, ma proprio testare, vedere le cose come vanno. Non mi voglio mettere a, quindi a perdere troppo tempo nel testare. Allora, fatemi venire delle idee. Potrei mettere già da qua di Delbero il Drago. Potrebbe essere molto figo. Anzi, lo mettiamo più avanti. Anzi, no, mettiamolo qua. Il dragone gigante. Che verrà bellissimo, perché poi avrà tutte le sue collisioni. Ok, ho sbagliato. Ecco, poi ci dovranno essere degli ostacoli che vanno sotto. Quindi OBST0 e OBST1, che indica la posizione. Che poi, vabbè, non si usa 01. Ok, questo mettiamo, questi andranno su e giù. In questo modo. Perfetto. Allora, questo gioco no, non è per un'azienda. Mi piace l'idea di provare in Dino Bros quello che sto cercando da fare in queste ultime settimane, e di stanziare dei budget per provare a fare cose nuove, perché mi piace l'idea di provare a portare a testare e fare cose sempre diverse, no? Quindi praticamente l'obiettivo è quello di investire un po' di soldi. Già sto investendo un 15-20 mila euro su persone che porteranno dei giochi fighi in azienda, che poi un domani magari si possono proporre a clienti e così via. E con questo invece abbiamo una persona che si occupa del multiplayer. Voglio testare, voglio investire un po' di soldi su foto, investire con uno streamer che già so chi chiamare e con cui già ho avuto un primo contatto, quindi già c'è stata una conferma da questo punto di vista. Provare a lanciarlo a più persone e vedere cosa succede. Quindi è solo un test, non c'è un non è. Poi magari un domani dico, vado alle aziende e dico: io ho fatto questa roba qua. Ho fatto questa roba qua. Dal mio punto di vista, credo che possa. Se domani volete fare delle cose simili, si possono fare. E quindi, perché no? Nel senso, noi siamo a vostra completa disposizione. Ok? Quindi l'idea è quella. Ok? L'idea è assolutamente quella. No, qui non voglio mettere questo, ma so già cosa voglio mettere, che è questo qua. È un creare un prodotto, fare in classica ricerca e sviluppo. Come si vuol dire? Si suol dire in azienda. Ok. Anzi, sarà su tre piani questa cosa qua. Così. Voi mi vedete bene? Sì. Lo so, mi sentite piano, ragazzi, lo so, scusatemi per questa cosa, infatti devo recuperare il microfono e mi sa che lo recupererò presto. Ok, ovviamente devo continuare questa parte qua. Quindi mettiamo degli altri oggetti simpatici, tipo questo. Poi vado a mettere questo. Poi vado a mettere questo. Ci saranno persone giù, persone su. Secondo me verrà molto. Potrebbe venire figo. La mia idea sarebbe quello di capire se Fodon ha dei limiti anche dal punto di vista del numero di utenti. Perché mi piacerebbe tipo che le partite fossero di 50 persone.
e capire se tutto si sfonda oppure viene super divertente. Ciao Mario, sto creando una mappa per un gioco multiplayer che presto spero di dar luce. Anzi, tengo delle nuvolette. Le nuvolette tra l'altro possono essere allungate perché la parte centrale è una tiled, quindi possiamo accorciarla o allungarla come meglio crediamo, anche per creare diversità all'interno della scena. L'utente può decidere anche di continuare con delle mini nuvole che ci saranno qui in questo modo. Ok. Ora tra un po' lo proviamo, eh. Voglio prendere un po' di ispirazione con quello che ha fatto Manolo. Anche questa parte piccola di pezzettini. I sushi li abbiamo messi. Ci sono le lampade da inserire. Questi suscini che magari salgono e scendono, che si muovono e vanno evitati. No, Andrea, non mi ricordo. No, l'anti-cheat. L'anti-cheat di solito è tutto lato server. Allora, anche qui il problema di fare un gioco multiplayer è tutta la parte di sicurezza. E la sicurezza, diciamo che è un limite, devi mettere un limite, perché non c'è mai un. L'anti-cheating di solito, se lo vuoi fare, devi fare dei controlli lato server, quindi capire l'utente cosa sta facendo. Sono dei costi in più, delle risorse in più da consumare. Inizialmente, per questo test, non ci sarà un cazzo. Cioè, sarà un più un lanciare così. Ovviamente, dipende anche da quello che stai facendo. Se tu, per un cliente, fai un gioco con un concorso che ha un senso, che c'è la possibilità di shoppare, allora devi creare un anti-cheat. Se c'è. Se devi invece creare un prodotto di intrattenimento puro, è anche vero che potrebbe essere rovinato da parte di chi poi lo utilizza per semplicemente sfondare, quindi per creare tra virgolette problemi. Sì, bisogna lavorarci anche su quello. Sicuramente bisogna mettersi dietro a vedere un po' come gestire tutta la parte di anti-cheat. Allora, perfetto, io direi di fare già una prima prova con questa parte. Anche perché devo andare in bagno, ragazzi, quindi ora mi assento giusto 2 secondi. Non ho risolto. Continuo a far pipì ininterrottamente, ma sapete, questa cosa mi sa che ne parlai anche. Questo lo voglio fare con un parallasse, però diverso. 30%. Anzi, poi dividerò anche le varie nuvole dietro su parallasse diversi, così quando salti ci sarà un movimento diverso. Per fare questa cosa devo creare un background sky di vari layer, che possiamo già andare a fare adesso. Quindi sky 1 possiamo fare, poi lo duplichiamo. Sky 2. L'idea di andare in live non durante gli orari lavorativi, anche perché in questo momento mi avrebbero chiamato, messaggi su Slack, roba su Notion. Quindi anche un po' quello era l'obiettivo, nel senso non volevo che poi diventasse. È più chill, capito? Siamo più noi, possiamo stare più tranquilli, possiamo parlare. Ora ho capito, Andrea. Vabbè, Andrea, ma io mi dimentico, lo sai, scusami tanto. 4. Questo lo mettiamo sul 3. Questo lo mettiamo sul 2. E questo lo mettiamo sull'1. Easy. Ok, questo però adesso mettiamo a 100. Ok, sicuramente dobbiamo lavorare su un parallasse. Allora, mettiamo. Ora lo sistema il parallasse. Mettiamo il personaggio. I personaggi saranno su un layer dedicato. Sarebbe bello quando magari c'è anche la fisica che funziona benissimo. Quindi immaginate che tu puoi schiacciare la testa di un altro, lui si rallenta. Come su Fall Guys, che tu lo puoi prendere, lo strattoni. È difficile fare questa roba. Stiamo facendo sicuramente dei buoni lavori sull'altro test con la latenza e tutto. E quindi sicuramente c'è da lavorare. Come me la passa abbastanza bene? Cioè, oddio, bene, sì, le solite cose, lo stress del lavoro, ma quello c'è assolutamente. Va abbastanza bene, nel senso sono a posto e sono su Milano, ho questa casetta, convivo, l'azienda. Dice gli diste, si lavora tanto. E lo Stato è contento. Quindi penso che allora sto facendo bene. Allora, la telecamera seguirà il personaggio, non sarà incentrato sul personaggio, sarà più in alto rispetto, anche perché sarà un gioco mobile first,
Quindi praticamente mi immagino che tipo su Twitch lo streamer condivide questo mega QR code gigante e decide di, tutti, mentre ma guardo una live streaming, inquadro il QR code dal telefono e posso entrare nella partita. Quindi il gioco sarà specialmente mobile e quindi già abbiamo un'idea anche di come farlo. Molto probabilmente è ovvio da computer. Sarà più facile per me giocare per l'utente che gioca da computer perché già vede la mappa in avanti. Questa cosa la puoi evitare mettendo delle maschere, quindi semplicemente mascherando, sfocando quello che c'è davanti. O semplicemente stavo pensando io di far sì che, a parte che la telecamera è un po' buttata più a destra, ma adesso vediamo, fare uno zoom out. Quindi da più è stretto il telefono, più lontano si vede, quindi provare a vedere che bene o male tutti avranno la stessa vista. Però ce ne sbatteremo, ripeto, l'obiettivo non è quello, l'obiettivo è mettere il gioco una settimana, ma neanche il giorno del lancio con Twitch, testare a vedere come si comporta Photon, come si comporta, se si sfonda, non si sfonda, capire i costi, è un non lancio. Sicuramente faremo prima un lancio interno noi, facendo delle live e giocando tra di noi, sicuro. E cosa sto aggiungendo? La camera. Vado, dice che già c'è. E infatti già c'è. E quindi la inseriamo. Vado nel suo layout dedicato, livello 1, in-game shares, quindi sicuramente quello. Tu invece come stai? Cosa mi racconti, Andrea? On starts layouts, facciamo una variabile, camera, follow, mettiamo 0 per adesso, vabbè, intanto è un test. Compare to value, camera follow uguale a 1. Voglio fare che la camera ha un set position, un lerp, self.x player.x più 100, perché voglio che si è un po' più avanti la telecamera, con uno 0.02, molto smussato, forse fin troppo, e self.y player.y meno 300. Adesso lo vediamo. Perché secondo me 300 è anche poco. Facciamo play. Ho sbagliato. Perché innanzitutto metto lo scale inner da questo lato. Non rispondo, ragazzi. Mi è arrivato un messaggio. Scrivo che sono in live. Scusatemi. Sono in live. Però ti sento un po' basso, lo so, ragazzi. Infatti, fisserò per la prossima volta. Mi devo prendere un microfono. Un piccolo problema: in un gioco che ho creato, quando tocco lo schermo, il touch è a destra del personaggio, quindi non è allineare il personaggio. Ma devo vederlo, man. Mi ricordo che stavo anch'io tutto il giorno a sviluppare perché me l'hai fatto diventare una passione. Bello. Beh, se rimane una passione, hai i suoi pro. Perché poi, se lo fai diventare un lavoro, ci sono anche le sue. Poi dipende come lo fai, ovviamente. Io devo andare in bagno ora, un minutino e vado. Ciao Carmi, come vecchi tempi, bravissimo. Infatti questo, cioè, mi fa un po' strano anche dire il vero, stare in live così, non vi nego. Applichiamo, giusto per testare che se no il personaggio nostro cadrà e quindi inutile farlo partire. Giusto un solid, perché tanto questo sarà tutto solido, ok? Il ponte non è solido, quindi adesso sicuramente cadremo in acqua, lo so benissimo, però tanto per muoverci qui. E applichiamo al nostro personaggio un behavior platform, ok? Quindi un behavior platform, in questo modo lui si muoverà. Voglio che vada super veloce, magari con un'accelerazione, capiamo, quindi secondo me possiamo mettere 400, un'accelerazione più bassa, quindi 800. Proviamo, nel senso che il double jump capiamo se poi domani ci sarà. Default control adesso lo lascio, sì, anche se poi lo programmiamo, vediamo un po'. Ok, allora. È tagliato, perché è tagliato? Semplicemente perché la telecamera è molto in alto, secondo me non ci bisogna neanche che molto in alto, e da mobile si vede in questo modo, e lo possiamo anche mantenere un po' più in basso, ma poi non è un problema perché non ho lavorato ancora. A parte che questo può andare in alto in questo modo. E quindi già risolviamo. Le nuvole le possiamo anche distaccare un po' più tra di loro. Quindi in questo modo cosa possiamo fare? Che lo Sky 2, questo lo alziamo leggermente. E questo lo mettiamo in questo modo. Successivamente cosa facciamo? Andiamo a mettere un po' di parallasse. Mi piace che quello più vicino si muove più velocemente. Quindi
questo qui, voglio dargli un parallasse di 80, facciamo se l'asse dell'y 80, vediamo cosa succede. Questo qui voglio dare che si muove più lentamente, quindi sarà un 70, e mettiamo 75, e questo proviamo a mettere è più lontano, più piccolo, un po' sbiadito, possiamo mettere anche di meno, 50, 50, vediamo quello che succede. Io facevo quel giochino dove tu facesti anche un video, il gioco era simile a zombie, shooter, aveva tipo le meccaniche d'olio, tirano dentro, non mi ricordo completamente. Ecco, già questo movimento di parallasse mi piace, dobbiamo ovviamente far sì a questo punto che cosa faccio, che è questo, a parallasse 00. Sapete perché? Così tanto, così non ci saranno mai bordi neri. Mi piace, la telecamera secondo me può essere molto più veloce, perché è un gioco molto più dinamico. Ok, 5, 5, e mettiamo come valore meno 200, poi questo lo cambiamo con delle variabili. Ok. Cado perché cado, ovviamente, perché non c'è il solido, quindi in quel caso cosa si fa? Aggiungiamo a questo oggetto che sta in obstacle 1, esatto. Aggiungiamo il behavior solid, quindi tutto questo tiled sarà l'unico che avrà il solid. Il personaggio sarà davanti, poi capiamo se effettivamente ci saranno delle cose davanti o dietro, quindi in questo caso succede questo, quindi funziona. Salto qui, ora ovviamente non continua, non continua perché a dire il vero bisognerebbe far sì che poi per evitare di creare lo sfondo e il background dietro un cielo lunghissimo, lo si spezza in tante parti e si fa un sistema che è molto semplice. La telecamera spostandosi a destra prende il cielo, quello dietro e lo mette avanti. Adesso non programmeremo questa cosa, la metteremo nelle task da fare su Notion in modo tale che poi gli sviluppatori interni. Questa cosa secondo me la farà Daniele, perché voglio fargliela fare a Daniele, che lui è veramente in gamba, poi queste cose ormai le fa pure lui in un nanosecondo. Gli piace ottimizzarle queste cose, quindi praticamente ci conviene fare in questo modo, per adesso, ok? Per adesso fare in questo modo. Questo cielo non c'è bisogno che lo allunghiamo così tanto, perché tanto c'è un parallasse 00, quindi lo posso lasciare anche in questo modo. E va bene. Allora, i solidi di questa cosa, di queste piattaforme qua, come devono funzionare? Allora, a dire il vero, queste piattaforme io voglio che non hanno un solido, perché non ci deve andare a sbattere, ma solo la parte in alto. Ok? Quindi io voglio andare a mettere 20 pixel. Voglio che sia quasi tutto preciso a livello di collisioni, quindi utilizzerò mai il mouse per muovere le collisioni, ma utilizzerò sempre i valori, perché se no succede che poi magari scazza l'animazione, scazza quello, quindi faccio 20 e 20 e applico pure a questo un solid. Perfetto. I nigiri a questo punto hanno pure questi dei solid, li devono avere. Allora, anche qui. Io posso fare che questi oggetti in gruppo si possono comportare come se fossero una famiglia, ok? E per fare una roba del genere, cosa consiglio? Allora, dividiamo le categorie di oggetti, in questo caso questi si comportano diversamente, tipo questi quattro, io metterei sushi e farei sushi in aria come una famiglia, in modo tale da evitare di mettere a tutti il solido. Ok, ho il sign orizzontale che poi loro avranno. Quindi cosa faccio in questo caso? Creo una famiglia. Vado nella categoria sushi che metto questi quattro. Ok, l'aggiungo e metto fam sushi. Gli applico un solid. Avranno un sign perché loro si muoveranno in aria. Adesso la facciamo e fissiamo. Ciao Rubber, quanto tempo? Ci credo che non ricordi, bro, sono passati 4 anni. minchia, Tony. Sì, ragazzi, passo un po' di tempo. Certe volte vedo le vecchie live, vedo che veramente facciamo questo da un botto di tempo. Scusate, ragazzi, mi arrivano messaggi, devo controllare. Ok, perfetto. Quindi vi faccio un esempio. Se adesso vado ad aggiungere, su clicco sulla famiglia, vado ad aggiungere un sign orizzontale. Io preferisco sempre rinominarli bene, quindi sign or, perché poi sono facilmente riconoscibili dal codice. È verticale. Samuele, posso mostrarti il gioco? Mi piacerebbe avere il tuo feed. Mandamelo in privato all'indirizzo samusciacca@gmail.com o sammy@dinopros.com. Preferirei il primo perché samusciacca, perché non è quello del lavoro, quindi almeno così siamo più sereni. Allora, adesso si muoveranno in questo modo. Oh, manca questo pezzettino di sushi.
l'ho aggiunto alla famiglia, me ne è sfuggito uno. Infatti, cielo sushi, eccolo qua. Non l'ha trovato, prima non l'ha trovato, esatto. Allora, li seleziono tutti. E non ho cliccato il bottone, questa cosa della famiglia la odio, non ho cliccato il bottone me, invio. Devo fare ok. Ok, li seleziono tutti. Allora, adesso si muoveranno in questo modo, velocissimo, fanno veramente cagare. Quindi io voglio fare che hanno un period molto lento, quindi 4 e 3, e si muovono giusto di pochi pixel, 10, ancora più lento. Quindi 6 e 5. Si muovono a step perché io per sbaglio ho messo qui su avanzate. No. Voglio mettere. No, voglio disabilitare il pixel rounding. Fatemi vedere se non c'è. Ok, non c'è, quindi perfetto. Quindi non. Si muovono leggermente, mi piace questa cosa. Li fare muovere anche verticalmente. Poi la cosa bella è che quando tu ci sali sopra fanno. Oddio, forse non lo faccio che fanno in quel movimento lì. Perché la mia paura è che poi. No, oddio, tanto farò che questi effettini saranno solo lato client. Cioè, questi effettini di bounce, quando tu tocchi un oggetto e lui si abbassa, saranno solo lato client. Cioè, se io salgo su questo oggettino qui e lui si abbassa. Tu vedrai una persona che è salita su quell'oggetto, ma non vedrai che farà l'animazione. Perché se no. Oddio, si può fare, sono oggetti comunque molto vicini, molto piccoli. Sì, Epic, trovami un po' di video. Ragazzi, mi assento giusto un secondo che vado in bagno. Perché io ho questo sempre necessario bisogno di andare in bagno. Quindi scusatemi, diciotto spettatori, che non metto la musica, sarà molto così tranquillo. Eccomi qua. Eccomi. Quando ti seguivo un po' di tempo fa, avevo 15-10 anni e pensavo da grande voglio fare il programmatore. Incredibilmente ce l'ho fatta. Quasi 20 anni lavoro come back-end developer di sì, web, grande Eldorado. Recentemente abbiamo assunto un back-end developer. Beh, ormai è passato un anno quasi. Magari chissà, un domani lavoreremo insieme. Chissà. Vabbè, Matteo non mi sta sentendo in questo momento. Ma Matteo mi trovo bene, lo sai. Matteo è il nostro back-end developer. Ok, si muovono in questo modo. Costact mi dice, vedi che sono 2 ore che sei qui. Farei la stessa cosa, vabbè, a parte, quindi te devo fare la stessa cosa anche per questo, per le nuvole. Ecco, per le nuvole sarà un po' più complesso perché sono detailed, quindi devo andare a pinnarli a questo elemento e farò muovere soltanto quello. Darò prevalenza all'elemento di sinistra, vabbè, per scelta. Devo fare la stessa cosa anche con questi elementi, quindi io vado a creare ad esempio la famiglia del drago. Che è questa e la chiamo Fem. Tra l'altro tra un po' devo ordinare da mangiare perché potrei andare anche a farmi una passeggiata al Carrefour e comprare direttamente qualcosa di già pronto appena stacco, così faccio due passi che oggi sono stato in casa tutto il giorno e voi direte vabbè è normale, siamo sei un programmatore. Ecco, questa cosa vi dico col segno di poi, vi dico ragazzi fate sport, mi raccomando. Vai tranquillo, Eldorado, non staremo molto tempo, anche perché mi sa che mi tocca pure a me tra un po' cucinare. Utilizziamo i numeri precisamente, perché se noi spostiamo col mouse così potremmo avere punti con la vir. Esatto, evitiamo. 85 potrebbe andare bene, mettiamo 85 anche qui, in questo modo. Mettiamo, tanto va bene creare una piccola. Sì, io voglio fare che ci vai a sbattere, quindi se cadi in quel modo. Quindi potrei aggiungere un altro punto. Qui, altri 2 punti in questo modo. Questo mettiamo 20. Questo facciamo che sia 20, anzi 40, 20. E questo facciamo che sia
Oh, scusate. 40, 20. No, scusa, 240. Ok. Ehi, oibò, Nerdmassa, ragazzi. Ecco, guardate lì. Vedete quel mega giga chad che si vede da quella piccola icona, Nerdmassa? Lui, ragazzi, è stato uno dei programmatori di Construct che più ho ammirato nel breve periodo perché l'ho conosciuto da poco. Ed è il mio carissimo amico Daniele, nonché collaboratore, perché non mi piace dire dipendente, di Dino Bros. È stato il ragazzo recentemente preso. Qua avete presente il video che ho fatto recentemente, cerchiamo un nuovo dipendente, collaboratore e così via. È proprio Daniele. E quindi super contento che è entrato in live. Effettivamente mi hai mandato un messaggio, ma devo vederlo. Infatti tra un po', tanto stacchiamo e lo vediamo. Quello che stiamo facendo adesso, man, è quello che monterai tra un po' di settimane anche tu, ovvero il gioco multiplayer, che lo ti dovrai poi mettere un po' a sistemare, a fare un po' di polishing, e non so se fartelo fare prima di passarlo al ragazzo esterno, oppure vediamo, non so, ci pensiamo, domani in call ne parliamo, non lo so effettivamente, ma ora vi faccio vedere un po' quello che sta avvenendo. GigaChad 70 kg, ma vabbè, lo eri, vabbè, ma lo sei anche un po' adesso, solo che rimani sempre umile, man, tu sei così, rimani umile. Comunque allora io che sono 58... Io perché stavo perdendo peso. Dovremmo allenarci insieme. Magari quando saliamo, quando sali ci alleniamo insieme. Dopo che abbiamo creato la famiglia del drago, è importante aggiungere anche qui il behavior solid. Cosa succede però? Che io applicherò adesso anche qui dei sign orizzontali, ma poi vedrò magari Daniele, io adesso faccio delle cose come programmerei io, magari poi Daniele quando lo prenderà in mano lui il gioco, magari lo sistema. Farò muovere leggermente nell'asse verticale, l'asse LY, diciamo i pezzettini del drago. Ad esempio adesso selezionandoli tutti, facendo vertical, si muovono in questo modo. Ok, vedete quella testa lì? Io disabiliterò per questa. Ok, la disabilito. E, perché questa qui verrà ancorata a questa qui, quindi non ha senso. Faccio un test quindi solo su questo qui. Adesso voi vedrete che la testa non si muove, ma si muoverà poi in game. Anzi, no, ah, perché è vero, nella preview la hierarchy soddisfa anche questo. 3, 2, mettiamo 10, 5. Però voglio fare esatto con dei periodi random. Mi piace. Questo così mi piace. Va benissimo. Dobbiamo sistemare solo le collisioni anche degli altri oggetti che dobbiamo fare precisamente. Ti sei perso Genial Builder, che c'è Nerdmassa, il ragazzo che ormai lavora full time con Dino Bros, che se andate sul suo canale vedete perché effettivamente è stato preso in Dino Bros, perché ha creato un gioco che si chiama Dino System, quindi c'è questa correlazione di dinosauri che voi non vedete ma sono lì i pupazzi di dinosauri, ma in più perché questo pazzo ragazzo utilizza Construct da tipo 10 anni e sta facendo questo videogioco da 10 anni. Praticamente, infatti, quando salirà a Milano sicuramente faremo un video proprio all'argomentazione, sarà proprio questa cosa qua, sul fatto che lui, il primo gioco che ha fatto, è quello che continua tuttora a sviluppare. Un pazzo incredibile, fortissimo, infatti, ovviamente, è con noi. Infatti sono molto contento di questo acquisto. 80, aggiungiamo un altro... No, ho sbagliato, lo aggiungiamo qua. Mettiamone un altro. Questo mettiamo nell'asse LY. Metterei un 80, esatto. Questo deve essere un 280. E nell'asse delle X, 80. Cerchiamo di rispettare la pixel perfect. Così poi non dovremo avere problemi di cafonate varie. Va fatta anche la collisione per questa. La collisione la vorrei fare piana, dritta, quindi non che sale sulla testa. Quindi circa, mettiamo non 50, 40, esatto. Mettiamo anche qui nell'asse LX 160, 175, 180, ok, e mettiamo, cosa avevo messo, 60? No, 40, va bene, qui mettiamo 160, no, era 180, mettiamo 80, no, 100, ok, e mettiamo 100 anche qui, perfetto. Ho fatto l'esatto opposto di ciò che un neo game dev dovrebbe fare per muovere i primi passi. Infatti, quello che dico nei miei video lui non l'ha fatto. Vabbè, perché ovviamente lui è più grande di me, quindi ovvio. Però sì, un neo game dev dovrebbe fare
10 giochi, 20 giochi diversi appena inizia. Lui invece sta sviluppando quel gioco da... Vabbè, ha fatto un gioco incredibile, ragazzi, poi ne parleremo successivamente, quando ci sarà l'occasione, perché con Daniele abbiamo intenzione anche di fare qualche content. Vi consiglio di andare a vedere il gioco tra la... Oh, ma qua cosa succede? Un po' di assets sbagliati? Cioè questa cosa qui non mi piace? Allora, per togliere questo potremmo provare a mettere il clap e abbiamo sistemato. Ok, tanto poi da lontano non si vede questa lì, non si dovrebbe vedere questa. Ormai c'è questo errorino qua. Perché il construct è un pezzo di merda, perché non ci dovrebbe essere quello. Ah no, ma se metto il clamp to edge anche nell'asse delle... ovviamente succede questo. Vabbè, tanto non si vede. Non si dovrebbe vedere. Ho visto un video molto figo. Tony, quello è un mostro. Cioè, non avete capito allora con chi avete a che fare. Quello, ma e poi non è che hai visto un video. Ti devi scoprire tutte le cose che ci sono in Dino System. E ti dovete vedere i gameplay. Che tra l'altro non so che fine hanno fatto dei gameplay. Perché mi ricordo che stava registrando dei gameplay. O me li sono persi io. E quindi non sono più un ottimo fan. Ma c'erano dei bei video. Che stava facendo dei video gameplay dove vi fa capire la grandezza di quel gioco, tutto l'ecosistema che cambia. Una figata, ragazzi, veramente una figata. Qui se lui cade, qui decide di saltare. Sì, perché poi devo vedere anche la gravità. Vabbè, adesso vediamo. Allora, metterei sia al sushi il solido, sia agli origami, anche qui i solid. Anche se gli origami adesso li devo far animare, devo sistemare la fisica, però adesso la faccio. Anche al drago, cosa devo fare? Devo mettere la fisica, che già c'è. Quindi se io adesso vado a provare il livello, anche se il movimento non ci fate caso del cielo. Sì, perché effettivamente è vero che appare all'asse 0, però devo comunque abbassarlo. Scusa. Ormai. Ormai. Non è che mi rispetta questa parallasse. È indipendente da quello. No, allora sbaglio io. Vabbè, vorrà dire che sbaglio. Scusami. Ah, aspetta. Scusa, se parallasse 00. Perché da questo problema? Ho interrotto per risolvere dei bug, a breve li riprendo. Infatti. Ce l'avamo lasciati con un mega bug che avevi trovato. Che tra l'altro anche lì come l'hai scoperto. Scusate ragazzi, imprevisto del telefono. E perché parallasse 0 non lo prende? Vediamo un attimo. La bug layout. No, certo che sbaglio, sì, va a me. A voi vi sembra. Il TDD 0. Allora, vediamo. Vediamo dove lo posiziono. Ehi, Luca! Ogni tanto vedo che fa qualche live. Però ti perdo sempre. Com'è possibile? Com'è che ti perdo? Non so come sia possibile che io ti perdo. Come stai? Che stai facendo? Che mi racconti? Sì, ma infatti basta cambiare il colore del cielo, lo so benissimo, però voglio capire come mai mi sta sfuggendo qualcosa. E ogni tanto sai, un po' quegli errori del tipo, cazzo sono un coglione, questa cosa la so che è così. Le faccio sempre alla stessa ora e allo stesso giorno. Ah, e lo scopro adesso, a dire il vero. Non ci avevo, non lo sapevo, ma a dire il vero su YouTube ci sto veramente poco, cioè ci sto veramente pochissimo. Allora lui me la posiziona. Nella 600. Giusto.
Non vedrò come mai. Vabbè, mettiamo questo colore così, anzi facciamo così direttamente. Non lo facciamo trasparente, lo facciamo così e via. A posto. La telecamera deve essere. Si deve muovere più veloce però. Non mi piace. Ciao Tigre! Per B2C e tutto. Ma tu adesso che stai facendo? Ah, ho finito un B2B, ora sto facendo con Loki. Grande! In Italia, all'estero. Che cosa stai cercando? B2C. Ok, perfetto. Ah, quindi ti vuoi buttare. Vuoi cambiare? Beh, fai bene. Capisco! Ho capito perfettamente. Ok, perfetto. In Italia, ma guarda anche all'estero. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Ogni tanto ci ho pensato pure io. Belle il periodo dei videogiochi è molto strano in questo momento storico. Penso in B2B, B2C, qualsiasi cosa. Penso che anche tu avrai già parlato nelle tue live tante cose. L'Uli per game design e generalista o qualche specializzazione interessante. Ci sta. Tu sei sempre a Milano, vero? Perché anch'io sono a Milano, eh? Non ci siamo mai beccati, cacchio. Magari sarebbe interessante scambiare qualche chiacchiera. Ci sta. No, noi sul adesso game designer, vabbè, ma perché non abbiamo, non siamo strutturati da quel punto di vista per avere figure, non avrebbe senso, cioè. Però, chissà. Sono appena arrivato, cosa mi sono perso? Ciao Samma Pixel Studio. Cosa si è perso? Nulla, si lavoricchia. Questo progetto interno per fare testing multiplayer su larga scala, perché lo lanceremo con uno streamer per provare a vedere che minchia succede. Voglio vedere come si comporta Photon. E soprattutto quanto costa. Non proprio a Milano, ma vicino. Intanto sto usando Unreal. Ah, ti sei buttato su Unreal? Ci sta. Bravo. Anche perché Unity, dopo quello che è successo, penso che ormai tutti questa fine vogliono fare. Si sono rotti un po' le palle di Unity. No, lo so. Vabbè, ma adesso l'obiettivo non è monetizzarci con questo gioco, quindi comunque non avrebbe moltissimo senso perché paghi una risorsa ma non hai un ritorno economico. Cioè, infatti non ci lavoreremo troppo su questo progetto. Lo vogliamo lanciare, vogliamo provare più il lato tecnico, come si fanno giochi di questo genere. No, lo so che un game designer serve, però adesso siamo 5 fissi, poi abbiamo preso adesso altri 4 in partita IVA fino a dicembre, quindi stiamo crescendo. Però è tutto bootstrapping, è autofinanziate, è molto difficile per far incastrare le cose. Essere un collega di Luca sarebbe un privilegio. Non pensavo lo conoscessi. Sì, Luca C, un pazzone. Ecco, magari quando Dani sali una settimana qui, ci incontriamo anche con Luca. Luca, ovviamente ti tocca venire a Milano, non è che possiamo venire noi da te fuori Milano, dico. Cioè, ovvio, no? Non so se tu lo sai, Luca, ma lui è dentro Dino Bros. Quando ho chiesto che cercavo un nuovo dipendente collaboratore, è entrato all'interno di Dino Bros. Quindi ormai è un ufficiale Dino Bros. Anche lui. Tu invitami che io arrivo. Va bene, no, organizziamo, assolutamente sì. Mi farebbe molto piacere, anche perché sono curioso di sapere che minchia stai facendo. Anche perché poi in Italia di persone che fanno sta roba non è che sono tantissime. C'è un po' di mare mosso? No, così, 1-1. Ma sai che quasi quasi. No, poi verticalità ci sta, no? Però lenta. Ma sì, per adesso lasciamolo così. Prendiamo tanto tempo. 5-5. Sì, Luca è asociale come me. Sì, è vero. Diciamo che, come dico sempre, bisogna. Vabbè, con Daniele so che non si offende, quindi non so, Luca, anche te. Però per realizzare ottimi videogiochi, ragazzi, con me, bisogna essere più autistico, cos'è, meglio è.
Infatti, io ho i miei momenti anche. No, lo so. Che vuol dire quanto ti costa creare un gioco? Costare dipende, cioè può anche costarmi zero, nel senso che quando li realizzavo con Manolo era io e Manolo avevamo costo zero e costo del tool. Adesso in Dino Bros abbiamo dei costi fissi, quindi è diverso. Ma non abbiamo proprio un prezzo medio di sviluppo. Cioè, se tu mi dici quanto mi costa a me svilupparlo, quanto costa a un cliente richiedere un gioco nostro, 8-15 mila euro, poi dipende, ci sono cose anche più piccole, cose anche più grandi, dipende. Quindi abbiamo anche progetti più bassi. Ma io un po' lo sono davvero. E per questo spacchi. cioè, ma penso che sia così, no? L'abbiamo già detto altre volte, quindi lo sappiamo. Non si scappa da questa cosa qua, eh. Non c'è rimedio. Ci sta, ci sta. Allora. Se frequento gli ambienti torinesi, ma a dire il vero non ho mai. In Torino non ci sono mai stato. Se non Torino, però non Torino Torino. E non mi ricordo come si chiama la zona in cui sono stato. Molto, non, mi piacerebbe, cioè so che guarda, qui c'ho la Tech Week, ci sono stata recentemente a Torino, ma non sono andato, è andato un mio carissimo amico, avevo i biglietti ma non ci sono andato, sì lo so, c'erano tutti i più importanti, ma mi rompevo il cazzo, sincero, proprio non ci volevo andare, non avevo tutta questa sbatta di, ci sono tante cose più focus da fare su cui ci dobbiamo buttare più impegnativo, comunque secondo me la base c'è. Bisogna lavorare sulla parte iniziale, ovviamente, e poi completare con tutti questi mega assets che abbiamo, perché ne abbiamo veramente un'infinità, che sono questo Buddhaman e questo mega Buddone, che però non penso di applicargli collisioni. Manolo inizialmente aveva pensato che anche orizzontalmente tu toccassi, però magari questa prima demo no. La mappa deve essere molto lunga sicuramente, quindi farla. C'è una parte dove mettere le cascate, sicuramente la inserisco. Bisogna mettere questi sushi in aria. Quindi qualcosa facciamo. Guarda, ogni mese a Torino fanno il Tech and Tonic. Talk su tema game dev più aperitivo gratuito. Ah, una bella occasione per fare networking se vuoi. Assolutamente. Assolutamente. Allora, sono sempre stato un po'. Vabbè, tu lo sai cosa penso di questa cosa. Un po' ostico del panorama game dev in Italia. Anche perché, vabbè, io sono stato molto criticato perché utilizzavo Construct. Quindi non sono un vero programmatore di videogiochi. E quindi. Ho sempre rifiutato appositamente di andare alla Bologna, come cazzo si chiama, Fest di, non mi ricordo come si chiama neanche lui, e ho sempre evitato, ma perché, non lo so, secondo me, vabbè, forse ogni settore c'ha i suoi, però sempre un po' di tossicume si respira, lo svilupparti, ecco. Sempre un po' di tossico, cioè poi non sono così, che ho conosciuto anche giù alle varie game jam, persone interessanti e così via, però non lo so, sembra un po', cioè sembra un po' che se fai cose fighe o ci riesci, non che ci sia riuscito, c'è sempre un po' quella puzzetta sotto il naso, sono cose che mi danno fastidio, quindi ho sempre preferito uscire fuori dal, io faccio il mio, voi fate quello che minchia volete e non ho frequentato, no, no, capisco che non sono così, eh. No, Torino trovi gente che hanno cessamente la cultura della condivisione, c'è davvero bello. Ah, allora minchia, devo venire. Ecco, bravo. Sì, io poi sono biased di questa cosa di quando avevo 15 anni, quindi. Esatto, Luca, sì. Purtroppo io sono stato tanto. Poi vabbè, vuoi che ero ragazzino, vuoi che. Cioè, ci sta, nel senso. Un po' criticato su. Qui potremmo fare un mega cascatone. No, perché mettiamo questa mega, poi la cascata la facciamo più avanti. Quindi ho sempre preferito, te lo giuro, farmi i cazzi miei, ma proprio veramente, ho detto io mi faccio i cacchi miei, preferisco rimanere nel mio, non mi interessa nulla e sto dove sto, capito? Un po' brutta come cosa, perché secondo me c'è gente veramente interessante. Tony, video come una volta, uno al giorno, secondo me saranno molto difficili, per il semplice fatto che. Non ho più il tempo. Allora, la mia ipotesi futura quale sarebbe? Daniele sarebbe contentissimo. Un domani ci sarà l'ufficio Dino Bros a Milano, un esempio. È molto difficile questa cosa se non falliamo prima. Quindi Daniele, se non torniamo entrambi a fallire prima.
Il mio obiettivo futuro, quindi farò di tutto per riuscirci, è quello di avere uno spazio a Milano, quindi un ufficetto piccolo, un coworking, dove il team si riunisce ogni tanto, 2 o 3 volte alla settimana. Mi piacerebbe avere un videomaker che viene con noi, quei 2 o 3 volte alla settimana, registra una serie di contenuti e pubblica su TikTok, su Instagram, su Samuele Sciacca, appunto, sul mio canale. Però è un progetto molto difficile perché, ripeto, avere un'azienda di videogiochi in Italia secondo me è una delle cose più toste. Sia perché sei in Italia, sia perché fai videogiochi. Farò un video su questa cosa, specialmente il secondo anno per me è stato veramente una batosta tra tasse. Guarda, il commercialista oggi mi scrive: Samu, ricordati che ci saranno un 40.000 euro da pagare prossimo mese. E io, che mi ero un po' dimenticato di questa spesa. Però il mio obiettivo è veramente, voglio provarci fino all'ultimo a fare. Tra l'altro, non hai un supporto. Il nostro lavoro, a parte comunicazione e marketing, e in questo momento le aziende non spendono tanto in comunicazione e marketing perché non è un periodo fiorito, le grandi big corporate licenziano, ok. Nel B2C io non ci lavoro, quindi non ho mai fatto B2C, quindi non ho mai pubblicato giochi sullo store. È bello sfidante, in più lo fai in Italia, dove comunque, come sapete, in Italia è bello sfidante fare una realtà del genere e in generale qualsiasi attività commerciale vuoi aprire. Però mi piacerebbe un domani fare video di questo genere. A Milano c'è ancora una cultura molto diversa. Io l'ho subita, la cultura dello sgambetto, dell'invidia. Ma sai, ma io non neanche l'ho vissuta a Milano, ti dico Luca, però forse tu più di me perché io sono del sud. Io questa cosa l'ho vissuta proprio in Italia. E specialmente su internet. Tipo, io sono a Milano, ma non ci esco mai, cioè non faccio mai un cazzo perché ultimamente dopo il Covid le cose sono veramente diminuite tantissimo a livello di movimenti o robe varie. E però sostanzialmente quello che dico è vero, cioè nel senso, cioè le situazioni, le persone così ci sono e io mi sono sempre, io ho sempre preferito testa bassa, continua sulla mia, continua dalla tua direzione, Sam, fregatene di quello che pensa la gente, di quello che vuole la gente e spingi. E quindi ho sempre lavorato un po' con questa cosa. Però so che ci sono persone che non sono così, so che è un mio bias, quindi no, non voglio partire con questo Buddha perché non si vedono i personaggi, invece poi voglio far vedere tutti questi mega personaggioni dietro. E se questo lo butto tipo dietro, cosa succede? Tipo mezzo sospeso in acqua? No, fa cagare. Fa cagare, però potrebbe essere tipo più avanti, tipo così. E potrei mettere la collisione giusto in testa. Ok. E mettiamo qui un sushi nigiri. Ma se per caso pubblicate un gioco e fa un botto di soldi, come ve li gestite? Vabbè, sono soldi che vanno nel conto dell'azienda, quindi a me e a Manolo. Quindi, cioè, nel senso, non è che vanno a me e a Manolo, vanno alle aziende, perché se poi li voglio fare entrare nella mia tasca, ci sono altre tasse da pagare. Come li gestite? Non saprei dirti, cioè, sicuramente imprenditorialmente parlando le reinvestirei, cercherei di. Bisogna capire perché quel gioco ti ha fatto successo, cioè, ci sono tante cose che devi considerare. Sarebbe fantastico vedervi tutti in un video dove ci parlate dei vostri progetti, potreste arrivare a girare una sorta di Dino Talk. Sì, ma allora, a me piacerebbe sia avere un podcast, mi piacerebbe proprio fare. A me piacerebbe l'idea di continuare a fare contenuti piace tanto. Quindi mi piacerebbe avere una persona che viene pagata in Dino Bros per fare montare e fare contenuti su contenuti. Anche se in Italia non è una monetizzazione, perché non è come che ne so, fai disegni, cioè il numero di ascolti di views che potreste avere sono poche. Potreste avere views interessanti, perché questa cosa potrebbe succedere presto sul mio canale, quando tutti i video potrebbero essere tradotti in tutte le lingue del mondo. Io banalmente tutti i video che ho fatto possono essere domani con intelligenza artificiale, che è quello che molti stanno facendo, tradotti in italiano, spagnolo, inglese, cinese, mandarino, tutto quello che c'è, ok? E questo è molto figo per quello che. Io faccio un copia e incolla della tilemap, però ora non me la. Come si fa a cancellarla tutta? Non posso. Mi sa che mi tocca fare così. E quindi non lo so, è difficile. Oggi, ad esempio, poi, vabbè, io ve lo dico, io dimostro anche le mie fragilità in maniera tranquilla, perché a me piace farla questa cosa. Cioè, ho imparato, mi piace comunicare su internet veramente nel modo vero. Cioè non tipo come si usano i social classici dove siamo tutti fighi, tutti belli e tutti siamo perfetti come le superstar, però poi magari finiscono che si trovano robe varie. Ci sono i momenti di difficoltà che io ho anche da neo imprenditore e di errori quest'anno ne ho fatti nell'assumere le persone sbagliate, nello spendere i soldi in un modo errato.
Sicuramente non devo vivermi il mio presente con mille ansie o mille cose, perché continuo ad avere i miei problemi fisici, non per quello, ma anche secondo me. Però è sfidante, cioè alla fine io ad esempio certe volte penso, io potrei anche tornare a come ero una volta, io e Manolo e basta, e forse farei anche gli stessi soldi, anche perché io questa cosa non la faccio per i soldi, perché da quando ho aperto l'azienda faccio molti meno soldi, perché adesso mi stipendio e mi do uno stipendio minimo per avere persone come Daniele, per avere altre persone, ma poi ve le racconterò queste cose, cioè mi stipendio veramente, cioè poi vi racconto in maniera trasparente. E quindi non è così, come dire, da fuori dici minchia quello, non è così, cioè il mio è proprio, voglio raccontare le cose come sono, cioè mi piace essere veramente super trasparente, minchia qua le collisioni, vabbè per adesso le lascio quadrate, è tosto, non è, poi io non voglio neanche creare, cioè, io potrei tornare all'azienda come prima, cioè dove io sono il Manolo, licenzio tutti e faccio videogiochi io Manolo, mi faccio i miei 10 giochi all'anno, vivo ragazzi, vivrei ovunque in qualsiasi parte del mondo, ma io voglio fare qualcosa di più figo, non voglio creare la prossima mega corporate da 100 dipendenti, però voglio comunque fare qualcosa di più sfidante, cioè mi rompe il cazzo l'idea di essere io e Manolo, mettermi lì su Construct, mi piace l'idea che la mattina quando entriamo in call c'è gente che fa del 3D, quello che fa quell'altro, quello che fa quell'altro, è figo. Dall'altra parte devi rinunciare a qualcosa, non hai più, cioè non è così semplice gestire, specialmente un'azienda che parte senza fondi, cioè non è che abbiamo preso 300.000 euro dall'Unione Europea o una roba del genere. Trovo che siamo dovuti mostrare le difficoltà, ci sono troppe narrazioni tossiche di successo che tra... Infatti, cioè io vado da una psicologa, quindi sono costantemente in terapia, e, cioè chiamo la terapia, per me è un po' uno sfogo anche per me, perché io ci sono cose che devo risolvere su me stesso, lo so. Io ero uno di quelli che era chiuso in casa, che lavorava sempre, che facevo tanti soldi quando ero in partita IVA, ma veramente tanti, ma veramente ragazzi, cioè, non dico che potevo, se continuavo così mi compravo casa a Milano, cioè potevo, però non avevo una vita sociale. Cioè io le dico queste cose, no? Poi nella mia sociale avevo la relazione che poi è andata male perché effettivamente ero sempre chiuso in casa. No, devo lavorare, devo lavorare. Cioè la vita non è solo quello. E cercare questi equilibri è molto importante. Cioè lo dico io, ragazzi, è molto importante perché molti pensano, ah, minchia, è così, si fanno... Ci sono tante cose che bisogna considerare, ragazzi. Cioè non è... Cioè, ognuno poi, io ad esempio apprezzo chi dice no, io voglio fare, voglio rimanere posto fisso, voglio lavorare come dipendente, ci sta, ma lo capisco, cioè, anzi prima ero molto meno così, il problema è che le storie di successo vendono bene, però io sono sempre stato trasparente e lo sto diventando sempre di più, nel senso che no bullshit, ok? Cioè non mi piace l'idea, mi sa che questa tilemap però, aspetta un attimo. Che non deve essere così, esatto. Ma tanto cancello tutto dopo. La rifaccio, perché lo voglio alzare così. Cioè, non voglio raccontare cazzate. Ma tu sei rimasto con l'idea di specializzarti nella produzione? Allora, è una bella domanda. Non, se tu ci pensi, comunque io ancora, cioè, ho 26 anni. La mia idea è quella di creare un'altra società presto che si occupa di formazione, sono molto sincero. L'idea di sviluppare giochi non è che voglio abbandonare, è un'idea che voglio continuare. Voglio, la mia idea è veramente creare un'accademia verticale sui videogiochi. Mi piace l'idea. Sulla produzione adesso mi voglio buttare sul B2B, dove io mi occupo adesso in questo momento più di... Adesso sto facendo un po' di tutto. Il mio obiettivo con Dinobros è creare un'azienda distaccata da me, così se un domani la voglio vendere si può vendere. Non dipende né da me né da Manolo. Quindi questo è importante. Cioè se a livello imprenditoriale devi creare una qualcosa che non sia dipendente da te, se no non la venderai mai. Cioè se un domani mi rompo il cazzo di fare videogiochi... O arriva una proposta commerciale interessante, devo poter essere libero di poterla vendere. Lo considererei comunque un ottimo deal da questo punto di vista. Non mi voglio specializzare nello sviluppo, però anche se alcune volte mi manca, quindi vorrei studiare nuove cose come Play Canvas, Godot e robe varie. Quello che voglio sicuramente fare è imparare a comprendere il rischio, ad avere un'azienda, a imparare a perdere soldi e guadagnarli. A vivermi bene questa cosa in modo tale che io, se non è Dinobros, non è la prossima, non è l'altra prossima, non è l'altra prossima, ma posso fare quante società voglio, provarci anche fuori dall'Italia, magari un domani. Quindi vivermi questa cosa diversamente e imparare a fare l'imprenditore. E adesso nel settore che conosco di più, che è il mondo dei videogiochi, è sostanzialmente quello. Quindi è attualmente in Italia, se vi fa una roba del genere, secondo me la cosa più sicura è fare B2B perché.
provare a fare B2C, devi avere un game designer che la pensa fuori dagli schemi e che oggi fa dei prodotti incredibili, perché se no non fa un cazzo. Io vedo su Twitter gente fortissima che è un mono developer, che secondo me stampano soldi perché fanno delle idee basilari, incredibili, devi essere un game designer. Io non ho questa dota, ne sono consapevole, cioè io i miei limiti li conosco. Cioè io ti posso rendere un gioco juicy, un gioco figo, te lo posso provare anche a vendere, anche a livello di comunicazione, di ADV, di marketing, tutto quello che... Forse avrebbe più senso che magari domani farei il publisher, anche se non ho le capacità perché non conosco, però ecco, più su quell'aspetto lì. Dal punto di vista, quindi quello è un po' il mio futuro, però ho imparato anche a non vedere troppo lontano perché le cose possono cambiare facilmente, quindi anche a livello personale. Ogni tanto faccio live col buon Riccardo White Engine, che so conosci bene. Ah, non lo sapevo, certo che conosco bene. Non è che non ha la dote del game design, è che sei orientato su... Non è che non hai, ok. Sono orientato su altro. Sì, forse certe volte, ad esempio, quando partecipavo alle game jam, magari qualcosa di più interessante mi entrava. Solo che anche un'altra cosa, quando un lavoro diventa... Cioè, quando una passione diventa lavoro, è diverso. È diverso... Ci sono tante cose che tu devi andare a considerare, devi cercare anche di dare del valore al tuo tempo. Specialmente in questa fase, ripeto, i primi anni dell'azienda, secondo me, sono i più difficili. Perché non è che tipo hai lo stato ti tratta come un'azienda normale, o da 20 o da 6 mesi, da 20 anni o da 6 mesi. Quindi devi sempre far quadrare le cose. La concorrenza aumenta, è più facile sempre sviluppare videogiochi, cambiano i trend, cambiano le cose. Quindi, però io me la voglio, tipo, io mi sono letto, ho un libro sul mio comodino. Far fallire una startup ed essere felici, cioè voglio vivere con quella sensazione così, che non voglio avere la paura costante di fallire o no, perché se no non fai un cazzo. Quindi dico, preferisco vivermela nel provare a fare le cose che voglio fare, facendo i giusti accorgimenti, però cioè io potrei tornare pure come prima a fare il freelancer, ma mi romperei le palle, cioè potrei vivere tranquillamente, fare i miei giochi, andare a fare la passeggiata, ma io alla fine nasco per questo, per stare al computer e stressarmi e provare a fare mille cose. Quindi sostanzialmente quello è. Quanto vale il mio tempo? Non ho mai dato un valore al mio tempo, forse quello è un po' il problema. Mai dato un valore al mio tempo, quindi... Bella domanda, Rick. Non lo so, bella domanda. Sicuramente va. Però, ad esempio, anche questa cosa qua, cioè magari questa cosa di fare la live non ha un vero valore economico, ma per me ha un valore bello perché parlo con voi, si parla insieme. Magari quando alcune volte mi arrivano i messaggi di alcuni ragazzi e mi dicono: grazie a te, io oggi faccio questa cosa, sono contento di fare questa cosa. Per me quella è la cosa più bella. E da quando ho smesso di fare video, questa cosa mi manca fottutamente un sacco. Perché davo valore, capito? E questa cosa è bella. Cosa pensi di Gdevelop? Un ottimo engine. Qui farò che poi lo puoi trapassare. Farò un jump through. Mi sa, infatti adesso lo metto. Sì, Ale. Utilizzeremo Photon. Non io, perché anche lì non l'ho studiato Photon, perché non l'ho studiato perché non ho il tempo di mettermi a una roba del genere. Ho preferito farlo fare. Ma è chiaro, Samu, per te è importante fare qualcosa che senti essere significativo, non quello che ti rende di più. È un modo sano di vederlo. Esatto. Cioè io, a me piace anche quelli. Ad esempio, io quando ho visto l'intervista di Bending Spoons, no? E loro dicono: dimostriamo che si può fare una cosa del genere in Italia. Per me questa cosa è stata molto bella. Ora, è vero, in Italia è complesso, sono certe volte il primo io a lamentarmi, anche perché da noi si dice lamentati se vuoi stare buono. E quello che penso, però, fortemente, è che. La cosa più... Mamma mia, questo mare che fa così è terribile. C'è un errore. Quello che penso però fortemente è che anche questa cosa di provare a fare qualcosa di più in grande, in un settore così difficile, dove nessuno di solito tenta, cioè gli sviluppatori normali di videogiochi in Italia non fanno un cazzo perché non ci insegnano a sognare e a buttarci. È la fottuta verità. Cioè, è così. Poi se voi mi dite burocraticamente non è un appoggio, questo è anche vero. Però è così. Cioè, non... Perché comunque secondo me se le cose a livello burocratico fossero diverse, sì, perché secondo me anche quello fa, perché oggi vi dico anche quello fa, però magari un domani essere come punto di riferimento e dire cazzo però Samuele ce l'ha fatta, capito? Cioè, ma poi fare in che senso? Nel senso ha fatto la sua realtà, ha avuto i suoi anni felici, poi è fallito, però ci ha provato.
In Italia il concetto di fallimento è esatto, anche io ad esempio questa cosa sto cercando di impararla a vedere bene, cioè io voglio uscire un domani a testa alta se un domani fallisco, ok? Cioè non la voglio vedere come, leggendo libri un po' così, mondo startup americani, cioè questo concetto è chiaro, cioè fallire è la base di provare a fare qualcosa di figo un domani. È difficile, cioè immagina che io domani su LinkedIn pubblicamente dico ragazzi chiudo Dinopost perché ho preso un palo in faccia, ma magari succederà. Cioè, me la voglio vivere così. Perché in Italia molte volte le aziende, le persone continuano a rimanere. Io quello che dico, ci sono molte aziende là fuori che rimangono a galla. E io non voglio essere una di quelle. Ovvero una di quelle realtà che ha i costi, guadagna dal cliente, la classica PMI. Sì, io voglio fare una PMI, però un po' diversa, non neanche startup che vede il mondo diversamente, però. Cioè. Provare a fare qualcosa di più ingaggiante, di provarci di più, perché ripeto, io oggi ci pensavo proprio prima, parlavo al telefono con la mia amica Federica, potrei tornare indietro tranquillamente a prima. Chiudo tutto, licenzio tutto, tanto costi non ne abbiamo, non abbiamo uffici. I dipendenti dicono, ragazzi, i soldi sono quelli che sono, si licenzia tutto, si molla, ma non lo farei, perché proprio non lo farei. Come guadagnato i primi soldi creando videogiochi? Come? Vendevo videogiochi alle aziende, quindi non sostanzialmente così. Non vendevo videogiochi. In futuro potresti accettare il tuo team per essere un'esperienza di develop, ma assolutamente sì. In Italia questa cosa è il fallimento, la gente non si butta perché poi ha paura di dire ho sbagliato, non lo so perché ho fallito. È tosta, cioè è vero, ci sono tante concetti di questo genere. Grazie Max, sono molto felice sempre di leggere questi messaggi. Lo so, ma infatti io anche questa cosa, l'idea di non frequentare anche molto l'ambiente, cioè io non ho mai dato retta anche agli altri, cioè quando mi dicevano non insegnare il tuo lavoro perché così ti rubano il lavoro, a me ne fregava, cioè dicevo ma che cazzo dite, cioè a me piace fare, ma magari un domani mi rompo le palle, almeno ho lasciato su YouTube 1000 video, magari anche solo uno, una persona ha fatto qualcosa di figo, io sono contento. E continuerò a fare questa cosa. Cioè, l'idea che mi manca fare video è vera, ragazzi. È anche vero che ho poche cose da dire rispetto a prima. Nel senso, non che, cioè, prima magari, come dire, ho fatto molti video, li ho fatti. Adesso magari farei più video di questo genere di cui sto parlando adesso e farei dei topic. Ogni giorno un video, solo se fai gameplay puoi farli. Non era sano quello che facevo prima. Io se li chiamo sempre così, Dani, sempre perché se no ci confondiamo, fan cagare. La verticale voglio che si muove di più. Allora, voglio vedere come si muove questa. Che mentalità di merda, quella di non condividere il sempre per evitare di farli superare, proprio da ometti piccoli. Sì, questa cosa è. Ecco, un'altra cosa che ho imparato anche in Italia è. Perché poi ecco. Non tutte le realtà sono così. Ci sono molte realtà che ti vogliono proprio inculare. Tipo. Proprio, scusate il termine, ragazzi. Ma ci sono proprio nel senso. Realtà proprio che. Cioè. Che, poi vabbè. C'è anche una serie di discorsi sulla parte di nonnismo. Ci sono queste cose. Ma. Bisogna rimanere positivi. Le cose si possono fare. Ci sono le realtà là fuori che le cose. Cioè, io quello voglio dire. Cioè, si possono fare le cose. Devi essere consapevole che non sarà difficile, ma il bello è quello, c'è cioè un domani farcela su una cosa. Se fosse troppo facile, ragazzi, non avrebbe la stessa grinta, cazzo. Cioè, non avrebbe la stessa. È normale, cioè, se fosse facile avere il primo cazzo, la medaglia d'oro alle Olimpiadi, porca puttana, che cazzo di voglia uno ha di allenarsi e spaccarsi il culo ogni giorno. Extin, può succedere che ci sono dei bug. Ovviamente cerchi di fare giochi senza bug, però è capitato quando fai un prodotto, specialmente anche i videogiochi capitano, come quando fa. Può capitare, però cerchi di fare bug che non siano gravi, ok? Ci sono bug gravi, gravi no. Da quel punto di vista no, ho sempre cercato di fare molto polishing e di fare molto controllo. I nigiri voglio che si girano. Oltre che vanno leggermente. Anche se Manolo questi nigiri li immaginava che fanno. Però vabbè. Manolo, mi dispiace. Anche se non stai guardando questo video. Per adesso li farò girare. E poi vediamo. Però quello che dico è. Ci sono in Italia tante persone capaci di fare videogiochi. Tante.
Poi vabbè, il nostro è un settore composto prevalentemente da nerd, ed è vero che magari è molto importante anche avere quella capacità un minimo di andare sul mercato, di socializzare. Poi, ripeto, se noi vediamo sempre il caso studio tipo Vampire Survivors, lui ha avuto una botta di culo incredibile, ragazzi, cioè. Botta di culo che però l'ha ottenuta come? Se l'è presa dai capelli questa botta di culo, la fortuna l'ha bendata. Facendo comunque un gioco con un game design incredibile, perché è incredibile, perché il gioco è fortissimo. E ha avuto anche quel pizzico di fortuna che, wow, incredibile. E questa storia in Italia non è stata raccontata. Gli americani a quest'ora ci avrebbero fatto 77 film. E magari uno sviluppatore piccolo che avrebbe visto quel film avrebbe detto: voglio fare la stessa cosa anch'io da grande. E ce l'avrebbe fatta. In Italia invece neanche sappiamo che quello è italiano che ha creato Vampire Survivors, che ha creato un cazzo di gioco che è stato giocato da un botto di persone. E questa è la cosa. Poi vabbè, che lui l'abbia fatto a Londra, anche qui ennesima cosa che veramente, vabbè, perché poi uno dice sì, perché poi veramente l'ha fatto in Italia, uno dice wow. Il gioco è praticamente la Total Conversion di altri giochi mobile tipo Magic Survival. Esatto. Lui ha lineato i punti. La dimostrazione è anche che l'ha fatto, che si è avuto anche un po' di culo, dal fatto che ha lanciato delle robe con grafiche di merda, perché penso che chiunque potrebbe dire che quel gioco è fatto con delle grafiche di merda. Ma io dico wow, lo stimo tantissimo, perché effettivamente adesso apposta ha creato la sua realtà. Sarà difficile secondo me poi creare altri giochi, secondo me sfrutterà quel gioco fino a quando non fattura tutti i soldi, ma ci sta. Stiamo prendendo come grande storia di successo un cigno nero. Esatto. Infatti, in quel caso, sì, assolutamente sì. Però effettivamente è esploso, eh. Cioè, almeno i giochi italiani con quella risonanza sono stati, penso, pochi. Lui ha avuto veramente una risonanza fottutamente grande. Poi, vabbè, io credo che nel mondo del B2C, poi, vabbè, stiamo avendo un po' un periodo molto particolare. L'utente non sa che cazzo giocare. L'utente, cioè, è complesso. Infatti io buttarmi su quel mercato oggi non ho intenzione di farlo, anche se mi piacerebbe. Abbiamo trovato un publisher che converte giochi in Construct per Switch, che vorrebbe convertire qualcosa, però non lo so, forse lo farei più per sfizio, giusto per dire di giocare un mio gioco su una console, come per dire, tipo da bambino ci giocavo, ecco. È un po' come Among Us, è diventato famoso per fortuna anni dopo il suo sviluppo, che non è uno sviluppo di gioco, è perché è bellino. Esatto, bellissimo. Assolutamente, assolutamente d'accordo. È un gioco che Among Us uscì da botta di culo. C'è poco da fare. Ma perché oggi o esci a botta di culo o esci con marketing, con soldi dietro? Il B2C e il B2B cos'è? Come dice la parola, è business to consumers o business to business. Tipo il nostro, quello che facciamo noi di lavoro in Digital Boros è B2B, ovvero azienda che si rivolge ad altre aziende. Infatti noi vendiamo ad altre aziende. Le aziende di videogiochi invece che vendono, ad esempio, a noi che giochiamo alla PlayStation, vanno direttamente al consumers, quindi al consumatore finale. Tipo, che ne so, Rockstar Games è B2C, ok? Quindi, ovvero che crea dei giochi da vendere sul mercato, quindi ai direttamente ai consumatori. E ci sono delle realtà invece che sono B2B e che quindi creano videogiochi per altre aziende. Tipo, noi facciamo questo. Non so come sia possibile che sia partita la videochiamata su FaceTime, come se io abbia accettato, ma non ho accettato, quindi mi sembra molto strana questa cosa. 04 04. Di nulla, Tony. Questa cosa si adatta in qualsiasi settore, eh? Cioè magari faccio un esempio, io faccio ristorazione, vendo cibo, però B2B. Cioè io vendo ad altre aziende, tipo cibo ad altre aziende, com'è possibile? Nelle pause pranzo, ok? Quindi ho capito, tipo così. Oppure B2C, classico ristorante. Quindi così. Comunque siamo quasi in chiusura, così vado a mangiare. Abbiamo una bozza di livello, devo farlo molto più lungo. Anche chi fa musica, esatto, sì, vende ad altre. In qualsiasi, cioè, ci sono aziende invece che sono B2B2C, che è un po' complessa, tipo che ne so,
tipo, che ne so, io ho un magazzino, un servizio che vendo alle aziende, grazie a me loro vendono ai clienti. Ora non mi viene in mente, però ci sono. Vedremo mai un gioco su console? Chissà. Faccio il jingle pubblicità del Mulino Bianco. Esatto, bravissimo Luca. Vedremo un gioco sulla. Allora, mi piacerebbe, ma più per una cosa. Allora, c'è questo gioco di cui non ve ne ho parlato. Dire vero, non potrei neanche promuoverlo, però doveva uscire da. Vabbè. Che praticamente voglio farvelo vedere. È un gioco di cui sono super fiero. Boh in Spagna, che è già disponibile in Spagna. Che è uno dei giochi più grandi che abbiamo fatto, secondo me, molto figo. Disattivo l'audio, anche se l'audio è incredibile. E ho già preparato trailer, cose, vabbè, c'ho un video di 40 minuti che è tipo non un documentario però dall'inizio, che è questo qua, è un gioco di Batman, che è incredibile. E tipo questo è uno di quei giochi che io pubblicherei, cioè non lo possiamo pubblicare perché non è un gioco di B2C, quindi sì, abbiamo venduto da un'azienda però è per i consumatori finali, però non è un gioco, deve essere molto più pieno, però mi è piaciuto tantissimo perché ci ha lavorato Matteo, il nostro back-endista, che ha fatto un algoritmo per anche le animazioni, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Oh, si attiva audio. L'animazione iniziale, il bottone opzioni che entra così, clicchi il bottone giuega, entra, zoom dentro e ti porta alla selezione del veicolo. Ma la cosa ancora più bella è l'editor della mappa, perché puoi creare le mappe. E la cosa bella di questo gioco è che le mappe sono tutte generate, infinite. Quindi tu puoi creare la tua mappa, modellarla, fare quello che minchia vuoi, cancellare, cestinare, buttarla qua, girare. E questo, cioè, ancora in Italia non è uscito, uscirà presto. E sono contentissimo di questo titolo. Questo titolo è un racing game classico, quindi dall'alto. E ve lo faccio vedere, c'è tutta la parte di intelligenza artificiale. La cosa bella è che l'ho sviluppato tutto io. Avevo il serio amore di voler sviluppare questo videogioco. Qua c'è il tutorial che mi spiega con dei passi. Quindi clicchi a sinistra, gira a sinistra, clicchi a destra, gira a destra. E clicchi tutti e due e fa marcia indietro. È un gioco che è un bordello incredibile. Potrebbe esserci qualche piccolo errorino che abbiamo visto rilasciandolo per la Spagna, che nella versione italiana poi dovrebbe essere fissato. E sostanzialmente è un racing game dove ci sono poi tutti i power up dedicati al mondo di Batwheels. È veramente figo. E la cosa bella di questo gioco qual è? Che un domani lo potresti giocare multiplayer con le persone. Cioè, col fatto dell'editor delle mappe è una figata. Ovviamente potevamo anche espandere la griglia. Ci sono tutti i power up. Per un bambino come target è una figata. Ok? È molto. Qua c'è tipo. Boom, mi spara il tombino. Sono. Ecco, tipo, ora mi ha sparato due volte. Sono tutti riferimenti alla serie TV ufficiale. Quindi, nel senso che sono tutti power-up che poi esistono anche nel cartone ufficiale. Il gioco è molto figo. Ci sono tre difficoltà: facile e difficile. Nella normale modalità gioca, l'obiettivo è quello di vincere tutte più sfide di fila. È un gioco di macchine che non avevo mai fatto. E questo, tipo, è uno di quei giochi che è migliorato tantissimo. Ho reskinnato ad hoc, quindi farlo a mo' di Dino Bros. Magari mi piacerebbe un domani vederlo su console. È molto figo, anche perché vi farò vedere in questo specie di documentario che ho fatto. Clicco indietro e torno all'editor della mappa, con la mappa che si mostra. In questa specie di documentario che ho fatto, che devo farlo montare il video, c'è un lavoro immenso su sta roba. Veramente, fortunatamente, cioè immenso. Ecco, ad esempio, guardate, io adesso clicco la X. Va al menu e esce lo schermo. Quindi tutte queste animazioncine così. Questo dimostra che noi giochi un po' più fighi li possiamo fare, anche graficamente, ma no, l'ho fatto un lavoro veramente incredibile. Ci vuole tempo. Cioè il mio obiettivo è vendere, fare un po' di B2B, quindi guadagnare col B2B, per poi provare a fare dei progetti anche sempre più fighi. Come hai fatto a non aggiungere 200 sprite per tutto quello che hai messo qui dentro, dici, in questo gioco? No, qui ce ne sono un bel po'. Se dovessi finanziare un gioco B2C, come faresti? Finanziare? In che senso, Genial? Questo è una modalità. No, lo so, è figo. Oppure mi immagino su Switch con il pad, con la telecamera. Perché all'inizio la telecamera doveva essere fissa. Quindi che puoi vedere tutte le macchinine. Con ovviamente molti più power up, la mappa molto più grande, un'intelligenza artificiale migliorata. Si può veramente fare una cosa figa.
Ci vuole il tempo, ragazzi. Anche questa cosa, tu devi dare valore alle risorse che impieghi. Non possiamo investire 6 mesi di sviluppo per un gioco che poi, quanto minchia guadagnerà, rischi di fallire. Quindi noi attualmente lavoriamo sul B2B. Un domani mi piacerebbe mischiare le due cose, cioè provare a fare un gioco interno dove magari Daniele lavorerà full time solo su quello e fare un gioco più grande. Questo gioco è una figata. Questo è veramente figo, eh. Cioè, ci sarà qualche piccolo bug sicuramente, però non grave, cioè cose che non rovinano l'esperienza. Scegli il tuo personaggio, poi a livello sonoro è anche incredibile. Scegli la modalità facile e difficile. Qui ci sono tante sprite, qui c'è un bordello di sprite, sì. Poi vi farò vedere il codice nel video che ho fatto, ci sono un fottio, quindi... Ma non c'è un limite di utilizzare 200 sprite, no, non c'è. Le cose sì, fighe, le sappiamo fare? Secondo me sì. Più sì, ci vuole tempo. Ciao, sono un freelancer game developer. Mi dici, sono arrivato a un punto punto che dovrei delegare e potermi espandere perché ho troppe richieste che da solo non posso gestire. Consigli? Vai nelle community come sviluppare giochi e così via e prova a fare colloqui a persone. Esatto, perché comunque devi passargli dei tuoi lavori, quindi l'unica soluzione è quella. Ma non vedo l'ora, esatto. Ci vuole, bisogna. Bisogna spingere. La telecamera secondo me possiamo anche lasciarla più bassa. Comunque viene figo secondo me con tutte le animazioni questo gioco, con tutti i personaggi a schermo che saltano. Secondo me viene una figata. Dani, ma secondo te se volessimo aggiungere per dare riempimento nella scena dell'intelligenza artificiale, ovvero che su ci sono 30 persone vere e 30 persone che sono bot, un esempio. Dove banalmente magari in ogni schermo, cioè, vabbè, non ha senso, però è un'idea. Sapresti fare un... si può fare anche, perché penso sia facile che per te farla, perché i tracciati sono sempre uguali. Quindi non c'è un... Sì, secondo me è una cazzata da fare. Un'IA basica. Perché non c'è una generazione dei mondi, quindi non devono capire in tempo reale cosa devono fare. Sì, vabbè, quello secondo me è una cazzata. Sì, vabbè, penso fattibile anche perché lo saprei fare. È figo, secondo me, minchia, con tutti i personaggini, tutti animati per bene. Secondo me viene una figata. Ora più avanti lo faccio difficile. Devo fare i checkpoint. Beh, sono cose che aggiungerò. Secondo me è molto figo. Ora si espande, faccio che sì. Ma tranquillamente, sì, infatti. Comunque ragazzi, penso di rimanere giusto gli ultimi 5 minuti perché devo mangiare, non so, tra l'altro non so cosa mangiare, quindi forse vado al supermercato a comprarmi qualcosa di già pronto e faccio due passi, così ascolto anche i vocali di mio compare Nerd Massa. Così sì, voglio far salire la mappa. Così per chi ha preso la mappa di sopra. Oddio, boh. Anche qua salire, quindi rimanere così. Sì. Devo qua magari mettere un altro cigno. In questo modo. Ciao Sebastiano. Ragazzi, direi che siamo quasi arrivati in chiusura, a dire il vero. Anzi, facciamo così. Facciamo queste lampade qua. Siamo quasi arrivati in chiusura. Magari giusto gli ultimi saluti. No, io c'ho un Carrefour vicino che è 24 ore aperto, che è proprio accanto a casa mia. Quindi per chi mi vuole stalkerare, magari si guarda tutti i supermercati e già fa una selezione. Quindi praticamente la cosa bella è che posso andare quando voglio. Ma penso che la rifaremo queste serate così perché mi vanno, sono molto sincero. Mi vanno e un domani spero veramente di avere una struttura tale da poter fare sempre cose di questo genere, dove magari con tutti i ragazzi, magari in remoto, sparsi. Verrebbe figo. Verrebbe molto molto figo. Qui facciamo delle piccole colonne ora a salire. E tipo, per adesso faccio tipo una colonna tipo qua, poi qua, poi tipo così, poi tipo che scende. No, perché il mare arriva fino a qua. Sì. Così. E così facciamo così. E
No, mi ha fatto mega piacere anche a me, ragazzi. La prossima volta metto un po' di musica di sottofondo. Un po' di... Lo fai, chill! Sì. Facciamolo, facciamo. È stato bello. Ragazzi, è stato bello anche per me. E chiudo questa live, anche se adesso devo capire come chiuderla, perché mi sa che ho collegato... Ah, ecco, così posso fare direttamente. Ma l'aveva già fatto Manolo. Così, questo si duplica in questo modo. Che singolo. Quindi... Ci risentiamo. Ah, ma queste sono diverse queste piattaforme, perché le ha fatte tipo... Ma non so perché le ha volute fare così. E noi le mettiamo comunque. Sono diverse da queste. Sono pure più carine quasi quasi. Attualmente sto lavorando per i progetti anch'io, mi sto piacendo tanto, anche perché un giorno mi piacerebbe incontrarti. Ci incontreremo. Ci incontreremo. It's easy. Non vi preoccupate. Piano piano, piano piano, bisogna avere solo tanto pazienza. Ragazzi, è stato veramente un piacere vedervi. Sono molto contento di questa chiacchierata che abbiamo fatto. Scusate, forse sono... devo stare dritto con il collo, perché sto diventando anche io tutto storto. E... ci vediamo. Allora, non vi prometto domani. Forse domani vado a pranzare da mio fratello. Non so, non ci sono. Vedremo. Vedremo, ragazzi. Vedremo. Non lo so, può essere che sono a casa. Comunque, non voglio che questa cosa vi prenda d'abitudine. Stronzetti, nel senso. Mi piacerebbe, perché una cosa mi piacerebbe, però ora lo posso fare anche perché non c'è la mia ragazza, perché sennò poi bisogna dare le attenzioni, perché l'amore anche qui è come un falò, ogni tanto bisogna metterci un po' di legna, se no non brucia, e quindi bisogna dedicare del tempo anche a queste cose. Oggi faccio questa cosa perché sarò bello, tranquillo, chill, e quindi lo faccio. Ragazzi, è stato veramente un piacere e vi auguro il meglio. Se avete bisogno scrivetemi in privato. E per mail, preferisco per mail più che per messaggio su Instagram, perché li vedo e poi neanche rispondo, dico poi rispondo, però va bene. Ciao ragazzoni!